Noi avevamo detto che il coinvolgimento di Azione sarebbe stato un errore che l'elettorato chiaramente non ci avrebbe perdonato, che la individuazione di un candidato sindaco che non fosse espressione di uno dei partiti storici della coalizione di centrodestra sarebbe stata una scelta non compresa e non condivisa. La individuazione di un candidato sindaco scelto addirittura da un partito come quello di Azione, che è all'opposizione del governo nazionale e chiaramente non è stato mai componente del centrodestra, sarebbe stata anche questa una scelta che l'elettorato non avrebbe capito e rispetto alla quale ci avrebbe punito. Purtroppo questo è accaduto, purtroppo altri partiti del centrodestra hanno portato il nome di Antonetti sul tavolo nazionale e si è chiuso in quel modo. Ma noi, coerentemente e correttamente, pur non condividendo assolutamente nulla né della proposta politica di Antonetti né di come si sono svolti i fatti che hanno portato alla candidatura di Antonetti, noi coerentemente abbiamo fatto la campagna elettorale per Antonetti sindaco e chiaramente per sostenere i nostri candidati. La sua è una ricostruzione assolutamente di scarsissima qualità sia da un punto di vista tecnico che politico ed è un tentativo tristissimo di provare a scaricare da se stesso tutte le responsabilità e le colpe di una campagna elettorale disastrosa. Lei se l'è presa anche un po' con la proposta politica che ha offerto il candidato sindaco Antonetti, ha detto insomma poi siamo andati a un certo punto sul timballo e su altre cose che non erano molto solide a suo parere. Beh guardi, la campagna elettorale delle elezioni amministrative forse è tra le più importanti in assoluto di un momento di democrazia. L'elettore, soprattutto per quanto riguarda la decisione che dovrà portare al governo della propria città, vuole sentire proposte vere, concrete, delle problematiche che vivono quotidianamente i cittadini, quindi lavoro, occupazione, commercio, potenziamento dell'economia di una città, infrastrutture, opere pubbliche, pianificazione urbanistica, sicurezza. Ecco, mentre noi come Lega parlavamo di questo, Antonetti si concentrava sulla difesa del timballo, quindi insomma voglio dire sicuramente la difesa della nostra cucina, del Made in Italy è una cosa che ad esempio da sottosegretario porto avanti tutti i giorni, però non può essere quello il punto centrale di una campagna elettorale. La Lega si siederà innanzitutto in Consiglio Comunale per rappresentare le istanze e le proposte che partiranno dalla nostra azione politica ma anche dalla volontà dei nostri elettori, tutti e di tutti i cittadini. Antonetti sbaglia e dimostra ancora una volta tutta la sua grande immaturità politica quando fa un'affermazione brutta e grave dicendo che non parlerà con la Lega. La Lega parlerà con tutti e parlerà anche con Antonetti. C'è però un dato politico che voglio dire e sottolineare questa mattina, che dopo queste affermazioni è di tutta evidenza che la Lega non riconoscerà ad Antonetti la leadership del centrodestra in Consiglio Comunale. È assolutamente paradossale che un candidato come Antonetti, che viene da una storia di sinistra, che è stato voluto come candidato e proposto come candidato da un partito di sinistra, accusi la Lega di avere rapporti con la sinistra in provincia. Cioè veramente siamo alla follia. La Lega esprime il vicepresidente della provincia con un presidente che è civico e vi ricordo che, e ricordo a tutti quanti, che il Partito Democratico sosteneva la candidatura di Piccioni, che era di, non lo so di quale partito è Piccioni perché poi ne cambia diversi, ma sosteneva la candidatura di Piccioni che a sua volta era sostenuto anche da Fratelli d'Italia, quindi dove c'era il PD non c'era la Lega. Già stiamo lavorando in perfetta sintonia e accordo con gli altri partiti del centrodestra per costruire una prosecuzione dell'azione legislativa e programmatica che abbiamo portato avanti in questi 5 anni. Quindi vogliamo rivincere con determinazione, con tanto consenso le prossime elezioni regionali. E con Azione? Beh, con Azione di Sottanelli? Azione credo che debba fare quello che è l'obiettivo per il quale è nato, cioè stare quantomeno nel centro-sinistra. È di tutta evidenza che alle prossime elezioni regionali non si possono commettere errori come si sono commessi qui a Teramo. Alchimie politiche, costruzioni di percorsi di allargamento del centrodestra con partiti che nulla hanno a che vedere con il centrodestra non si possono più ripetere e troveranno la Lega chiaramente ferma rispetto a stoppare ogni ipotesi di questo tipo. Chi ha detto no per la corsa a 4? (Ride)
Diciamo che non c'è stato un no specifico, diciamo che c'è stata la non volontà di correre separatamente da Antonetti.